Allora, ciao, sono Marzia, benvenuti nella mia cucina. Questa è la cucina che uso per dispense e dintorni per i corsi che si organizzano, che organizzo per la biblioteca e per le ricette che poi faccio e preparo. E oggi per farvi un pochino di compagnia prepariamo insieme dei biscotti sani perché c'è dentro l'olio e hanno tutti i prodotti facilmente reperibili. E in questo periodo può aiutarvi un pochettino a mangiare qualcosina di sano per le vostre colazioni e passare un po' di tempo per prepararli insieme. Dunque, per questa ricetta, che sono dei biscotti da inzuppo molto semplici, per questa ricetta occorreranno 500 g di farina. Io ho utilizzato una farina 1 macinata a pietra, ma comunque va bene anche una farina 00, farina bianca. Dentro trovate grattugiato un po' di buccia di limone che ho già preparato, così non vi facevo vedere mentre grattugiavo, e una bustina di lievito normale, di baking, lievito per dolci, semplicissimo. Se è già vanigliato è meglio, altrimenti ci potete grattare un pochettino di interno. Pulire una bacca di vaniglia, mettere un po' di pasta di vaniglia oppure di pasta di vaniglia. Poi abbiamo 150 g di zucchero, 120 ml di latte, due uova e 70 di olio. Io utilizzo un olio di riso Scotti, che è molto leggero ed è in sapore e va benissimo perché un olio extravergine sarebbe troppo pesante. Per impastare potete utilizzare questo piano in silicone, magari ce l'avete già questo foglio in silicone, oppure quando sarà possibile poter andare, io questo qua l'ho preso all'IKEA, ma comunque lo trovate anche nei normali supermercati, quelli un po' forniti, oppure utilizzate una spianatoia, la base del tavolo di lavoro, tutto quello che avete a disposizione per poter impastare come quando fate la pizza. E poi un'altra cosa utile sono questi fogli in teflon. Questi qui sostituiscono fino a 200 gradi più o meno la carta forno, che magari può finire, o comunque per evitare di dover sprecare e buttare via le cose ogni volta. Con questo teflon lo potete lavare tranquillamente e utilizzare tantissime volte, prevalentemente ecco per il pane, più che per il pane che va a temperatura più alta, per i biscotti che arrivano fino a 170, quindi va bene. Nella confezione trovate un rotolo, e un rotolo lo tagliate in due e vengono esattamente due misure per le teglie. Questo qui io l'ho preso quando sarà possibile uscire di casa ancora, l'ho trovato all'Aldi, ma sicuramente anche su Amazon sarà possibile trovarlo comodamente. Ecco, ovviamente tutto può essere fatto a mano senza elettrodomestici. Se avete un aiuto tipo una planetaria, io uso una KitchenAid, è tutto più semplice, vi sporcate anche meno le mani. Allora, abbiamo detto farina, lievito e buccia di limone già grattata. E cominciamo a far andare l'apparecchio. Mettiamo il latte. Fermiamo un attimino. Aggiungiamo le due uova. Mettiamo addirittura lo zucchero. È scappato un pochettino, dopo lo raccogliamo, l'olio, ok, e adesso facciamo partire l'impasto. È la massa praticamente che viene. È utile anche questa spatolina, presa anche questa qui all'IKEA. Hai questa massa e man mano tagliamo dei pezzettini, ci portiamo la teglia vicino, formiamo dei cilindrini. Possiamo aiutarci anche con la farina, un pochino di farina sul
sotto, facciamo la forma che vogliamo e la misura che vogliamo. Possiamo anche leggermente schiacciarli per appiattirli, metterli dentro in un piattino con dello zucchero semolato sopra o dello zucchero in granella, meglio quello semolato, e li mettiamo sulla teglia. Verranno praticamente dei biscottoni da inzuppo. Ecco qua, abbiamo completato le due teglie, li abbiamo distanziati un pochettino perché poi tenderanno ad appiattirsi ed allargarsi un pochettino. Non avranno una forma regolare, sono proprio biscottoni buoni da inzuppare. Li mettiamo in forno, dopo faremo una rotazione per cambiare la posizione a 170 gradi per 15-20 minuti, forno ventilato. Ecco qui i biscotti, come vedete hanno delle forme un pochino non tanto regolari, però sono proprio sani e genuini. Biscottoni da inzuppare nel latte.